Solo nel 2023 nel territorio di Barletta-Andria-Trani si sono verificati 3.389 furti d'auto, quasi 10 al giorno, un dato in calo rispetto all'anno precedente quando furono oltre 3.800, ma che lascia la sesta provincia pugliese la prima in Italia per questo triste fenomeno. Il quadro diventa ancora più allarmante se si considera che Foggia è al secondo posto e Bari al quarto, subito dietro Napoli, una piaga che ha risvolti economici e sociali preoccupanti, dicono dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, che a Barletta ha analizzato il fenomeno in un incontro con il procuratore Nitti, il prefetto D'Agostino e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. È crollato il mercato dell'auto, aumenta il ricorso ai box per molte famiglie insostenibile ed il costo delle assicurazioni contro il furto è salito alle stelle. Abbiamo da un lato le compagnie che sono preoccupate per i dati economici che indicano un settore in perdita da anni oramai, e dall'altro i cittadini che spesso, come devo dire, chiedono ovviamente dei prezzi che possono permettersi. Io faccio solo un esempio: una polizza furto qui costa 5-6 volte in più che nelle province virtuose italiane. Se lo traduciamo significa che a fronte di 300 euro per il primo anno ne chiediamo 1.800 e poi abbiamo da assicurarla anche negli anni successivi. Quindi facciamo un po' da cerniera, questa è una definizione che io spesso uso, fra due parti che devono collaborare, i cittadini mettendo in pratica comportamenti diligenti nella custodia del veicolo e le compagnie che devono dare loro gli strumenti per essere tranquilli che vi è un risarcimento nel caso ci sia la perdita economica. L'aumento nell'ultimo anno delle squadre investigative sul territorio ha permesso di conseguire importanti risultati nel contrasto alla criminalità specializzata nei furti d'auto. Non è semplice, dicono i rappresentanti delle forze dell'ordine. I ladri agiscono in batterie quasi sempre su commissione, sono in grado di far sparire una vettura in 3 minuti e sono pronti a tutto per non farsi arrestare. Non è un caso che molti inseguimenti finiscano con le auto fuori strada e il ferimento di agenti e militari. Per arginare il fenomeno serve dunque la collaborazione di tutti, cittadini e istituzioni, ribadiscono dal sindacato assicuratori. Lo si deve fare con degli incontri metodici, lo si deve fare sul territorio, lo dobbiamo fare noi in qualità di operatori assicurativi, di agenti generali d'assicurazione, insieme al Sindacato Nazionale degli Agenti, cui rappresentante il collega Michele Languino, e cercare di portare degli obiettivi concreti attraverso delle indicazioni chiare. Custodire i veicoli negli orari più a rischio, quindi la notte, il pomeriggio, soprattutto gli orari all'imbrunire, e adottare tutti i sistemi di antifurto atti proprio a prevenire il fenomeno, quindi a cercare che lo stesso venga, come dire, sempre più meno e che quindi si possa migliorare proficuamente anche quello che è il carattere assicurativo sul territorio, proprio perché le compagnie tendono a scappare da questo territorio, proprio perché hanno delle perdite nette, serie e importanti.